Sawadee krap, pompi fan, e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. I servizi di vaccinazione contro il coronavirus a pagamento per i visitatori stranieri sono ora disponibili presso il Bangrak Medical Center del distretto di Satun, afferma il Department of Disease Control, il cui acronimo è di DC. Telefono impazzito. Il direttore generale Thares Krasanayrawong ha affermato che i turisti stranieri possono scegliere tra Pfizer per 1000 baht o AstraZeneca. Per 800 baht verrà addebitata una tassa di vaccinazione di 380 baht, ha affermato, aggiungendo che le vaccinazioni sono offerte dal lunedì al venerdì. Gli interessati possono chiamare lo 02 286 2468 per maggiori dettagli. Il numero lo trovate poi sotto in descrizione. Ha detto. Il centro fornisce anche test RT-PCR per 900 baht e test dell'antigene per 150 baht, ha affermato il dottor Thares, aggiungendo che i servizi sono certificati dal Dipartimento di Scienze Mediche. I risultati dei test sono forniti online e i certificati sono rilasciati nelle lingue thailandese, inglese, giapponese e cinese, ha affermato. Il centro offre anche servizi di test per grandi gruppi fino a 30 persone, anche servizi in loco, ha affermato il dottor Thales. Dove? Ha affermato che il Comitato Nazionale per le Malattie Trasmissibili ha concordato il 12 gennaio che i servizi di vaccinazione Covid-19 sarebbero stati resi disponibili per i turisti disposti a pagarli. Il Comitato ha incaricato il DDC di collaborare con le agenzie sanitarie pubbliche e gli ospedali statali. Provinciali. Gli uffici della sanità pubblica e gli ospedali delle province turistiche per fornire il servizio, ha affermato. Nel frattempo, il ministro della Sanità Pubblica, Anutin Charvinakul, ha affermato sabato che un aumento degli arrivi di turisti cinesi andrà a beneficio della Thailandia, poiché gli arrivi continuano a salire da quando la Cina ha allentato le restrizioni di viaggio l'8 gennaio. Sebbene la salute sia una questione importante, è anche necessario trovare un equilibrio tra le esigenze economiche del paese, secondo Anutin, che è anche vice primo ministro. Prima della pandemia di Covid-19, la Thailandia ha accolto un flusso costante di visitatori cinesi che hanno contribuito a un forte flusso di entrata nel paese, ha affermato. La mia opinione è che la Thailandia ha molti punti di forza, fra cui
sposa la vecchiaia. Tra cui cibo delizioso, servizi eccellenti, servizi di prima qualità e il turismo è la chiave per la nostra ripresa economica, ha detto. Non c'è discriminazione nei confronti dei turisti cinesi, ha detto, poiché tutti i visitatori internazionali sono soggetti allo stesso standard di screening del Covid-19. Il governo la scorsa settimana ha abbandonato un piano per rilanciare l'obbligo per i visitatori internazionali di dimostrare la prova della vaccinazione Covid al loro arrivo nel paese se risultano positivi in Thailandia. Bene, questo era l'ultimo aggiornamento. Kokumakrap, mi seguite in Leo Gamma, il prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata.